Sede Fiorentina di Firenze Arte in via Pisana si inaugura la mostra personale del maestro Giuliano Filipponi dal titolo La musica nel colore. Come sempre insieme a noi Andrea Tirinnanzi per presentarci questa ultima sua fatica, la mostra di Giuliano Filipponi, una mostra impegnativa perché una mostra composta da tantissime opere e di queste molte sono di grandi dimensioni, quindi anche dal punto di vista organizzativo credo una mostra che ti ha impegnato molto. Sì, innanzitutto buongiorno, buonasera a tutti e grazie di seguirci costantemente perché dalle telefonate possiamo capire che ci siete vicini in queste mostre, quindi noi cerchiamo di continuare. Oggi siamo qui a presentare Giuliano Filipponi, a parer mio una pittura molto interessante, soggetti particolarissimi, personale, questo, siamo di fronte veramente a delle opere non indifferenti, anzi inviterei ancora di più a visitare proprio questa mostra perché ha veramente tanto da dire. Poi è una sorpresa perché Filipponi ha avuto una pausa artistica abbastanza lunga e oggi si ripresenta a Firenze dopo 18 anni, quindi è un'anteprima questa della sua produzione di questi ultimi anni, ma in dettaglio ce ne parlerà come sempre la dottoressa Gabriella Gentilini fra qualche minuto. Noi prima di lasciarti vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che a Monte Esperto, nella sede di Monte Esperto della Firenze Art, è sempre visitabile la mostra Un bacione a Firenze. Sì, quella fino al 28 di questo mese potete venire a visitare la mostra Un bacione a Firenze con e la appendice al ristorante Arcimboldo di via Pisana. E inoltre c'è anche la mostra di Lizzo Bettarini personale, sempre fino al 28. Volevo ricordare anche a Giuliano Filipponi il merito anche che a lui ha firmato la nostra insegna Firenze Arte è firmata da Giuliano Filipponi. Quella che vedete inquadrata è la copertina del catalogo della mostra di Giuliano Filipponi, mostra che vi ripeto si intitola La musica nel colore. Ora la regia manderà in insert le immagini dell'interno del catalogo e come sempre avviene in occasione dei cataloghi presentati in occasione dell'inaugurazione alla Firenze Art, il catalogo stesso ci viene presentato dalla dottoressa Gabriella Gentilini che ne ha curata l'edizione. Una bella scoperta quella di Filipponi, è stato tanti anni chiuso nello studio, poi ci ha regalato questa bella sorpresa. Eh sì, fortunatamente si è tornato a dipingere in maniera straordinaria. E questa la vediamo, è una pittura piena di contenuti, piena di luce, di movimento, di colore. C'è anche una ricerca approfondita, qui c'è il cubismo, il futurismo. Un po' di varie esperienze. E io ho trovato la musica nel colore, in questo colore straordinario di Filipponi, in queste composizioni. Ho trovato la musica perché lui, sappiamo, è anche musicista, tra le tante attività che svolge, anche musicista. E quando l'ho conosciuto ho ripensato a quella definizione di Adolfo De Carolis che definiva gli artisti, i grandi maestri del Rinascimento, personaggi universali perché abbracciavano tutti i campi dell'arte. E un po' lo è anche Filipponi perché pittore, decoratore, restauratore, musicista, cantante, poeta, insomma è straordinario. E poi tutti lo ricordiamo anche maestro dei musici del calcio storico fiorentino. Infatti qui c'è anche un quadro ispirato alla festa di San Giovanni e al calcio storico fiorentino. Ne parleremo magari con lui più avanti. Ricordiamo che nel catalogo, oltre al saggio critico di presentazione della dottoressa Gentilini, ci sono fra i vari quadri che sono riportati i quadri in questa mostra, ci sono anche le poesie di Giuliano Filipponi. Le poesie di Filipponi sono molto belle, di grande delicatezza, di grande sensibilità, come è lui, insomma, personaggio eclettico e poi pieno di cultura, anche di cultura antica, di sapere antico, di modernità e di un bagaglio antico di tecnica, di studi, di manualità, di mestiere. Lei diceva della musicalità che sprigionano i quadri di Giuliano Filipponi, non solo per i riferimenti agli strumenti musicali, ci sono trombe, pianoforti, chitarre inserite mondo, ma c'è anche una grande musicalità cromatica. Sì. Sì, più che la tavolozza sembra che lui usi il pentagramma. Sì, è vero, sono veramente bellissime. Poi c'è tutto qualcosa di riferimento alla memoria, al ricordo, c'è un po' tutto il suo mondo e anche queste foglie qui che vediamo, questo cadere di foglie,
È un po' un ricordo, la memoria, e poi ci sono queste figure femminili sempre... Ecco, oltre agli strumenti musicali che fanno capolino in tutti i quadri, c'è sempre questa presenza costante femminile, della figura femminile. Sì, alla quale lui dedica grande attenzione, con una delicatezza straordinaria, alla quale dedica anche le sue poesie. E poi non dimentichiamo i trompei, che abbiamo alle nostre spalle. Abbiamo un esempio evidente. Bellissimo. Grande realizzazione. Grande, ma poi ne hanno tantissimi, sono straordinari. C'è proprio la tecnica antica e il sapere moderno. Ecco, noi purtroppo qui in mostra abbiamo solo questa, però la nostra regia ora manderà in insert anche le foto di alcuni trompe-l'œil che Filipponi ha realizzato. Molte sono visibili di queste opere in esercizi pubblici fiorentini, ricordo uno bellissimo alla gelateria Badiani vicino allo stadio in Viale dei Mille. Io le chiederei oggi una prestazione straordinaria, se lei ci declamasse una poesia di Giuliano Filipponi. Io ci provo, insomma, per quello che posso fare. La conclusione ideale di questa intervista. Io avrei scelto Dolcezza, perché c'è anche il quadro Dolcezza, è un quadro stupendo, e quindi è dedicata anche questa poesia. Dolcezza, come un incanto sei entrata nella mia realtà, improvviso uragano di dolcezza nell'arida mente mia. Un raggio di sole da tempo assente ora illumina e scalda la mia ombra. Il silenzio si frantuma in fluire di parole ed espressioni d'amore. Il vuoto immenso che si colma e si completa in fragile e forte emozione. Il pensiero oltre la realtà lega a sé due mani che si stringono. Momenti sublimi, fuggente estasi che si fonde fra sogno e realtà, amalgama della vita, degna di essere vissuta, anche solo un attimo. Abbiamo detto che questo è il ritorno di Giuliano Filipponi, questa mostra rappresenta il ritorno dopo 18 anni alla ribalta fiorentina di Giuliano Filipponi. Noi avevamo dato un'anticipazione di questo ritorno nel mese di giugno, quando in occasione della mostra dedicata ai fuochi di San Giovanni presentammo l'opera che vedete alle mie spalle ai nostri telespettatori. In quel frangente c'era tutto lo staff del calcio storico fiorentino, c'era Luciano Artusi, c'era l'assessore alle tradizioni popolari Gianni, certo. Proprio per amicizia e stima nei confronti di Giuliano Filipponi, il cui sodalizio con il calcio storico risale a quanti anni fa? Beh, risale diciamo a 25 anni fa circa, insomma. Nel corteo dei 550 figuranti quale ruolo impersonava Giuliano Filipponi? Beh, all'inizio sono entrato a suonare la tromba, la chiarina, come... Poi mancò il maestro dei musici, allora ho preso il gruppo come maestro dei musici e ci sono stato, ho fatto il maestro dei musici per circa 15-16 anni, dopodiché per ragioni maggiori ho lasciato. Sono rimasto nel gruppo così dei figuranti, come ufficiale alla scorta del maestro di campo e basta, insomma. Questa mostra ho scritto che... anche diversi appunto squilli e marce, che tuttora vengono eseguiti durante le sfilate. Diceva la dottoressa Gentilini che lei eccelle in varie discipline artistiche. Ma la signorina è molto gentile nei riguardi, forse insomma... Vabbè, questa sua poliedricità, quando l'ha scoperta lei, questa voglia di esprimersi in vari settori artistici, dalla musica alla poesia, alla pittura, alla ceramica? Credo che nell'uomo siano innate certe cose, nel senso che a un certo punto l'uomo non si deve contentare più di guardare, di vedere quello che uno fa e mettere in mostra quello che uno vede, cioè, deve scavare, entrare dentro se stesso e cominciare a leggere dentro se stesso e vedere cosa c'ha, cioè le sue emozioni, le sensazioni, la fantasia, deve concretizzarla secondo me per rimanere dopo gratificato da questa cosa, rimane appagato, cioè vede una cosa che non l'aveva vista prima, nessuno l'ha mai vista, è uscita da di dentro e questo dà una gratificazione enorme, importante. Cioè io nella pittura ho cominciato da ragazzino, avevo 4-5 anni che andavo a pitturare con i cessetti e su, però a un certo punto dopo arrivò la musica e sono state due passioni tremende per tutta la vita e mi hanno accompagnato, si sono alternate a volte l'una a volte l'altra,
però sono due cose che non possono essere, diciamo, vanno disgiunte, perché nella pittura nel colore c'è la musica e nella musica c'è il colore, e sono due cose insieme, insomma, bellissime, che ti prendono e non ti lasciano più per tutta la vita, insomma. In questi 18 anni di pausa, di riflessione che si è preso, oltre a preparare questi quadri che oggi vediamo in mostra, si è dedicato agli affreschi. Guardi, questi quadri che lei vede in mostra sono dal 2000 in successo, è un anno e mezzo circa. Non è stato lei 18 anni, perché questi sono tanti. Quante? È un anno e mezzo che io mi sono dedicato a questo tipo, perché ho avuto a un certo punto... Quindi è stata una pausa proprio... Una pausa di 18 anni è stata una pausa... Totale, una pausa totale. Sì, ma no, non di lavoro, perché in questi 18 anni io mi sono dedicato a altre esperienze, come il restauro, le decorazioni dei soffitti, e il decoratore, proprio nel senso del vetro, nel senso della parola, e quindi che è un campo vastissimo, importante, e ai tromplei, che insomma anche una tecnica piuttosto... impegnativa, perché insomma il tromplei, anche se è una tecnica antichissima, però la mano vuol vedere, insomma, la precisione, vuol vedere una certa padronanza delle luci, dei colori, le ombre, eccetera eccetera. Quindi non è che la mano è rimasta inoperosa, ha continuato a lavorare, anzi a sensibilizzarsi, certo. E approfondire la ricerca, perché lei, come ho letto nel catalogo scritto dalla dottoressa Gentilini, è un grande ricercatore, studia molto i futuristi. Sì, mi interessano certamente. Dico, a ritornare al discorso della mano. La mano, io ho fatto il cartellonista, lo scrittore di cartelli, quasi per tutta la vita. Cioè, sono stato, appartengo a quella generazione che si stava 10 anni in una bottega a imparare il mestiere. Cioè, la mano trema a tutti, però ci vuole 2 o 3 anni stare ferma col pennellino in mano, e quindi la mano si ferma. Alla mano, dopo, riesci col pennellino a fare quello che vuoi, però occorrono anni di dedizione, e quando non c'è la mano da fare quello che uno vuole, allora si può così buttare anche in tutte le esperienze, insomma. Così è la cosa, che è la sete di imparare, la sete sempre di scoprire cose nuove, di scoprire quello che è dentro soprattutto. Allora, e poi metterlo in mostra, farti giudicare, perché il pittore vogliono essere giudicati dopo, anche se, diciamo così, il vero giudizio sarà quando il pittore non c'è più. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Allora, noi però invitiamo i nostri telespettatori a venire a scandagliare le opere recenti, ci ha detto il maestro, dal 2000, quindi sono opere dell'ultimo anno, che sono visibili alla Galleria Firenze Arte in via Pisana al numero 85 Rosso, a poche decine di metri dall'ex Cinema Universale. La mostra si intitola La musica nel colore, viene presentata sia in galleria sia nel catalogo, del quale vi abbiamo già proposto le immagini, presentato dalla dottoressa Gabriella Gentilini, come sempre. La mostra si è inaugurata sabato 13 ottobre, si concluderà il 25 ottobre e può essere visitata dalle 9.30 alle 12.30 antimeridiane e dalle 15.30 alle 19.30 pomeridiane. È aperta la galleria sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi. A questo punto non ci rimane che fare gli auguri a Giuliano e invitare nuovamente i nostri telespettatori a venire a scoprire, perché, come abbiamo detto, sono 18 anni che Giuliano non espone a Firenze, quindi è un motivo non solo per chi già lo conosce, ma per chi non l'avesse ancora conosciuto, di venire a vedere questa ricchissima mostra, che si compone di quante opere? 35 circa, sì. Sono opere anche di grandi dimensioni, soprattutto c'è questo bellissimo trompe-l'œil, che è stato realizzato per installato dove? No, questo l'ho fatto per pura soddisfazione. Wow. E chissà che non troviamo una magari... Una tecnica diversa, naturalmente, una cosa completamente diversa. Cioè, questo è il trompe-l'œil e queste invece sono altre cose. Questa è la pittura. Quello là mi piace molto, a me, quel quadro lì. È uno degli ultimi che ho fatto, quello grande là. Noi le facciamo nuovamente tanti auguri. Grazie tanto. Beh, arrivederci, buonasera a tutti.